Ciao a tutti amiche e amici di BPM Power. Questa è la scheda video Nvidia Quadro RTX 4000 DPI, come vedete ne sono circondato. Curiosi? Beh, prima di cominciare vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare la campanellina. Riprendiamo. Questa scheda video misura 24,4 cm di lunghezza e 10,5 di altezza, con uno spessore di 1,4 cm, il peso è di soli 480 grammi. È una scheda grafica sottile, con una ventola semplice, senza alcun tipo di elemento stravagante, ad eccezione forse di una piccola striscia verde che ricorda Nvidia. Il dispositivo di raffreddamento a slot singolo si trova a fine della GPU e una singola ventola a barilotto si trova all'estremità opposta. La ventola ovviamente aspira l'aria, la soffia verso i sottili dissipatori di calore che coprono la GPU, la RAM e la VRAM e la scarica attraverso lo sfiato posizionato all'altra estremità. L'Nvidia Quadro RTX 4000 è basata sulla GPU Turing TU106, presenta 8 GB di RAM di tipo GDDR6 su un'interfaccia 256 bit e offre fino a 416 GB al secondo di larghezza di banda di memoria massima. Inoltre ha 2304 CUDA Core, 36 RT Core e 288 Tensor Core, il TDP massimo di 160 W. È presente un singolo connettore di alimentazione PCI Express a 8 pin che si trova all'estremità della nostra Quadro RTX 4000. Le uscite video invece sono costituite da 3 DisplayPort di dimensioni standard di versione 1.4 e un singolo connettore Virtual Link. Ma passiamo ora a parlare delle prestazioni di questa scheda video. Premettiamo subito però che queste schede della serie Quadro non sono fatte per giocare, ma sono dedicate esclusivamente ai content creator, al rendering e più in generale a un uso professionale. Detto questo, vediamo comunque come se la cava con i giochi. In Far Cry New Dawn arriva fino a 91 frame al secondo in Full HD e solamente 42 in 4K. Shadow of the Tomb Raider arriva a 84 in Full HD e 30 in 4K. Comunque potete trovare la scheda video Nvidia Quadro RTX 4000 DPI su bpmpower.com, ne abbiamo parecchie, cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, non dimenticate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao e alla prossima!